Ti piacerebbe imparare a realizzare un abito chemisier, quindi un abito camicia, un camicione con una bella lista a bottonatura rifinita bene dal lato rovescio del tessuto e dal lato diritto? Ti piacerebbe imparare a fliselinare correttamente un capo d'abbigliamento e imparare il trucco e parrucco per effettuare una paramontura semplice su una camicia senza collo? Stravedi per le arricciature, ma non sai come rifinire correttamente un'arricciatura con la macchina per cucire? Scopri, oltre all'arricciatura, come creare un orlo perfetto per un abito con le balze in pochi semplici passaggi. Se hai voglia di realizzare un cartamodello di un abito chemisé e indossare il tuo guardaroba fai da te, sei nel video tutorial giusto. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial di oggi. Benvenute cuci amiche e cuci amici nel mio video tutorial di cucito sartoriale e benvenuta a te, nuova cuci amica, se è la prima volta che vedi un video sul mio canale. Prima di entrare nel vivo di questo video tutorial, vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale spuntando anche la campanellina per restare sempre sintonizzati su tutte le mie pubblicazioni e soprattutto mettete un bel pollicione alzato ancora prima di cominciare su questo video. Il cartamodello di oggi. Oggi parliamo della confezione del cartamodello dello chemisier 175 facente parte del supplemento 309 del cofanetto taglio d'oro. C'è chi ce l'ha già dentro al cofanetto, c'è chi magari non ce l'ha nel cofanetto e questo è il supplemento. Dobbiamo prestare particolare attenzione allo sviluppo del cartamodello perché c'è camicia e camicia. Abbiamo infatti costruito il cartamodello della camicia dietro, il cartamodello della camicia davanti e dell'eventuale manica, come avete visto nel video tutorial correlato che trovate linkato qui sotto. Per accedere al video tutorial, cliccate nel titolo di questo video e vi comparirà la descrizione completa con anche il paragrafo dedicato ai video correlati. Nel video tutorial correlato, dedicato alla confezione della camicetta facilissima, vi avevo insegnato a fare una paramontura molto facile di una camicia senza collo. La differenza tra quel tutorial e questo chemisier, anch'esso senza collo, sta invece proprio nella lista a bottonatura. Perché? Perché in questo caso la lista bottonatura, come vediamo dalla foto, è una lista bottonatura caratterizzata da una applicazione successiva del tessuto della lista bottonatura e questo ci permette di fare abbinamenti bicolore, chemisier bianco, lista bottonatura blu, oppure di applicare comunque una lista bottonatura con un tessuto stampato diverso dal tessuto stesso dello chemisier. O ancora, come vedrete in questo video tutorial, l'applicazione dello stesso tessuto, ma comunque su una lista bottonatura applicata, quindi mi dà un tono di rilievo. Come si fa? Dobbiamo munirci di carta velina e di alcuni accorgimenti perché, come vi dico sempre, il cofanetto del taglio d'oro è bellissimo e facilissimo nella realizzazione dei modelli, ma non vi dà istruzioni per la confezione. Per questo ci sono io e vi preparo nel dettaglio anche tutti quei trucchi e parrucchi nei miei video, dedicati proprio alla realizzazione della confezione o comunque della modellistica del cartamodello con i dovuti accorgimenti. La lista bottonatura del davanti comprende la striscia dedicata ai bottoni e alle asole, è una striscia di 3 cm. Noi cosa dobbiamo fare? Opzione 1, seguire il video tutorial della camicetta facilissima e realizzare una semplice paramontura, che doppieremo nel tessuto e se non sapete di cosa sto parlando andatevi a vedere il video tutorial correlato. In questo modo non avremo una lista bottonatura, accessoria applicata sopra, ma un semplice tessuto ripiegato. Opzione 2, quella che invece faremo in questo video tutorial, sarà quella di andare a ricalcare con la carta velina il pezzetto del girocollo davanti per un'altezza di 3 centimetri. Qui ho scritto DAV proprio per riconoscere il davanti e mi sono ridisegnata il dritto filo. Andare a prendere la paramontura del dietro, eccola qui che ve l'ho ricalcata e ho scritto DIE per far significare il dietro, ho messo il dritto filo. Queste due paramonture si occuperanno del girocollo della mia camicia, mentre per quanto riguarda i bottoni avremo bisogno di fare questo piccolo lavoretto, ossia ricalcare con la carta velina e vi sposto un attimino lo stampo del dietro solo per rendervi meglio visibile il lavoro. Dovremo prendere la nostra lista bottonatura dove terminano i bottoni, ok?
creare una bella righina, eccola qui, riprodurla, aggiungere un centimetro di margine di cucitura e doppiare tutto il lavoro a specchio, ossia aggiungere nuovamente una linea di ripiego e un margine di cucitura. Perché? Perché quando avremo tagliato tutto questo pezzo, la nostra linea di ripiego centrale sarà quella interessata, eccola qui, esattamente dalla ripiegatura della nostra paramontura, o meglio, per precisione, della nostra lista a bottonature. Quindi avremo una bella lista a bottonatura ripiegata, il cui margine di cucitura potrà essere risvoltato in dentro e creare una bella lista a bottonatura applicata. Se volete, potete effettuare questa tecnica sia sul lato destro che sinistro, come già vi ho insegnato nel video tutorial correlato dedicato alla lista a bottonatura, che è specifico sulla lavorazione della camicia, che vi invito ad andare a vedere, sempre linkato qui sotto. Ora che abbiamo visto l'approfondimento sulla paramontura, che è fondamentale per l'esecuzione di questo video tutorial, possiamo passare allo step successivo. Vi ricordo che c'è un davanti, un dietro, un portamodello della manica e due semplici rettangoli interessati dall'arricciatura dell'orlo stesso. Il tessuto consigliato. Per la realizzazione di questo chemisier vi consiglio di utilizzare tessuti particolarmente leggeri ma al tempo stesso coprenti, in modo tale che non dobbiate foderare il vostro lavoro. Il mio consiglio personale è di utilizzare del crepe leggerissimo, del cadì leggerissimo o ancora meglio la georgette, meglio se bi elastica, è un prodotto sintetico. Io avevo questa georgette in casa da qualche tempo e ho desiderato proprio realizzare questo chemisier molto classico a pois su base nera con pois bianchi. Il plus è che il tessuto non richiede di essere foderato, ma verrà lavorato con la tagliacuccio, eventualmente, se non avete la tagliacuccio, tutto profilato con un bel nastrino sbieco. Il piazzamento del cartamodello su stoffa. Per effettuare un corretto piazzamento, vi ricordo che il pois è un tessuto facilissimo da piazzare, poiché i suoi pallini, molto spesso, quando sono tracciati in questo modo così diritti, sono la nostra guida di dritto filo perfetta. Per cui prendete il dritto filo della vostra manica, lo ripiegate esattamente su se stesso e avrete la guida perfetta di quello che è il dritto filo della vostra manica o del vostro chemisier. Una volta poi che avete correttamente controllato il dritto filo, io vi consiglio di utilizzare i pesi per tessuti, perché sono una soluzione facile, semplice e veloce per andare a non spillare il tessuto, quindi non rovinarlo, soprattutto quando parliamo di tessuti molto leggeri, molto delicati, che potrebbero rovinarsi con l'utilizzo dello spillo. Infine vi consiglio di utilizzare il rotary cutter. Io sto utilizzando recentemente questo rotary cutter ergonomico con la chiusura di sicurezza della lama, per andare ad effettuare tagli precisi, facili, lungo tutto il margine del mio tessuto. E se avete delle curve particolarmente stondate da utilizzare, io utilizzo il rotary cutter 28 mm perché la sua lama, essendo molto più piccina rispetto alla lama da 45 mm, mi garantisce una miglior curvatura nelle mie operazioni di taglio. Le fliseline per l'abito chemisier. Sono andata a fliselinare le due liste a bottonature, perché ho deciso che realizzerò entrambe le liste a bottonature destra e sinistra, e sono andata poi a fliselinare la paramontura del girocollo dietro, che era fatta in centro dietro ripiego stoffa, ed eccola qui fliselinata, e anche il davanti, che è caratterizzato in questo caso da un taglio separato, perché non ho un centro davanti in ripiego stoffa, quindi ho due pezzettini. Vi consiglio una fliselina leggera bielastica come quella che ho utilizzato io, perché mi permette di garantire sempre una bella elasticità ai tessuti molto leggeri, non li appesantisce, non li irrigidisce, ma gli conferisce quel giusto corpo, si dice in termini tecnico, atto proprio ad una perfetta vestibilità del capo. Cucire le spalle per applicare poi la paramontura al girocollo. Questo abito chemisier può essere realizzato in maniera molto veloce anche con l'ausilio della tagliacuci a quattro fili, perché il primo filo sarà la sorfilatura o sopraggitto inferiore, il secondo filo sarà la sorfilatura o sopraggitto superiore, il terzo filo sarà l'ago destro, anch'esso in tensione neutra, quindi in questo caso a 4 o comunque nella N in base alla tagliacuci che avete, e il quarto filo, che è occupato dal secondo ago, che questa volta porrò a tensione non neutra a 4
ma un attimino più alzata a 5 perché voglio che sostituisca l'utilizzo della macchina per cucire e semplicemente vado a prendere la cucitura dritta contro dritta della camicia spalla dietro e la faccio combaciare con la camicia spalla davanti. Prendo quindi le spalle dietro e le spalle davanti, le unisco entrambe in questa sorfilatura a 4 fili, 2 aghi, che mi permette una rifinitura estremamente pulita. Alla fine di questa operazione di sorfilatura, che eventualmente possiamo sostituire con una cucitura a punto dritto e un'applicazione di sbieco per rifinirne il tessuto nel margine di cucitura, posso applicare la paramontura del giracollo ed è semplicissimo perché dovrò semplicemente cucire dritto contro dritto la paramontura del girocollo davanti al suo pezzetto dietro e andare ad applicarla una volta ben stirata nella cucitura delle spalle, dritta contro dritta lungo tutta la cucitura del girocollo. Tagliare con la forbicina dei piccoli cosiddetti appiombi, dei piccoli tagli, dei piccoli cugni che mi permetteranno di dare agio in fase di risvolto interno della paramontura al tessuto stesso, andare ad effettuare una bella stiratura di pulizia del lavoro e alla fine andare ad applicare, o meglio anche prima, possiamo applicare o una profilatura con il nastro sbieco di raso lungo tutto il margine del tessuto o utilizzare la tagliacuci a 3 fili, un ago, orlino roulé, come già vi ho anche fatto vedere nel video tutorial correlato che trovate linkato qui sotto e vi basterà soltanto cliccare nel titolo del video che comparirà la descrizione completa per andare a rifinire il margine di cucitura della mia paramontura. Cucire le maniche e i fianchi. Grazie all'utilizzo della tagliacuci possiamo andare a cucire le maniche e i fianchi, dopo ovviamente aver correttamente spillato la manica da aperta partendo dal centro spalla, dalla tacca del centro spalla, identificando e spillando poi la tacca della manica davanti, che quindi mi fa capire qual è la manica dietro rispetto a quella davanti, e poi andando a spillare dall'inizio alla fine la manica dal davanti fino alla manica dietro. È un molleggio semplicissimo questo procedimento e ci permette di spillare sia la manica destra sia la manica sinistra. Andiamo infatti poi alla tagliacuci e sempre utilizzando 4 fili e 2 aghi con l'ago di sinistra in tensione più alta, andiamo a rimuovere gli spillini man mano e andiamo ad effettuare una semplice sorfilatura. In questo caso ci basterà tenere il tessuto leggermente teso in modo tale da gestire bene il molleggio della manica. Cucire la lista bottonatura ribattuta nella camicia. La nostra camicia o chemisier ha questa lista a bottonatura ribattuta, la riconoscete esattamente perché c'è proprio la cucitura della ribattitura stessa. Questa cucitura si può effettuare in un modo veramente molto molto semplice, basterà infatti prendere la striscia della nostra lista a bottonatura tutta aperta e cominciare a cucirla partendo dal rovescio, e riconosciamo il rovescio perché voilà, eccoci qui con la fliselina, per cui dovremo prima cucire tutto dal rovescio, ripiegare esattamente a metà e poi ribattere da diritto con il piedino a bordo stretto, detto anche lamella centrale, che ci permette di effettuare questa ribattitura a filo. Prendiamo allora tutta la nostra striscia di lista bottonatura, la pieghiamo a metà con il lato dritto rivolto verso l'interno e quindi vediamo la fliselina, cuciamo una cucitura a un centimetro di margine di cucitura e poi tagliamo verso la punta. Mi raccomando, terminate la cucitura a un centimetro di margine in modo tale che abbiamo questo spazio aperto. Risvoltiamo la lista bottonatura con il lato diritto rivolto verso l'esterno e appoggiamo la prima metà di lista a bottonatura, grazie all'apertura lasciata del margine mancante, esattamente sopra al rovescio del tessuto, lo riconosciamo perché c'è la paramontura. Puntiamo qui uno spillino e questo sarà il punto di attacco iniziale della nostra paramontura. Proseguiamo poi spillando tutto questo lato di paramontura e lo cuciamo semplicemente a margine 1. Una volta che abbiamo cucito a margine 1, io adesso vi ho messo degli spillini in modo tale che capiate bene il passaggio senza spostare la stoffa, che magari diviene complicata poi la comprensione per chi non è particolarmente esperta. Ripiegate internamente la paramontura, vedete che dal lato rovescio il lavoro è estremamente pulito. E adesso, solo adesso, rovesciate il tessuto e voilà, vedete che questa è la vostra cucitura. Attenzione, adesso è spillata sul titolo esemplificativo. Questa è la vostra cucitura che guarderà in dentro. Non dovremo far altro che ripiegare internamente il margine di un centimetro e sovrapporlo esattamente sopra alla cucitura appena fatta. La nostra cucitura ci farà da guida e noi piegheremo tutto internamente per ottenere una bella fettuccina precisa, perfetta, col tessuto abbinato che più desideriamo. Come fare l'orlo al nostro chemisier?
quando abbiamo a che fare con tessuti molto leggeri e molto anche talvolta trasparenti, magari come lo chiffon, l'organza o comunque tessuti che sfilano, con i quali faremo davvero fatica a fare l'orlo, il mio consiglio personale è quello di utilizzare la taglia cuci. Adesso vi spiego come. Anzitutto dobbiamo unire il rettangolo dell'orlo davanti al rettangolo dell'orlo dietro e all'altro rettangolo dell'orlo davanti per ottenere un unico striscione di tessuto. Poi prendiamo il lato lungo e lo riconosciamo perché il lato stretto è semplicemente alto quei 22 cm di balza, per così dire, e cominciamo a sorfilare sia il lato lungo di qua sia il lato lungo di là. In che modo? Con la taglia cuci a tre fili, tensioni neutre, ma ho fatto una piccola variante. In ogni taglia cuci avete una levettina che vi permette di portare in su o in giù la lama che c'è all'interno e quindi vi permette di fare una sorfilatura più bassa se portate la lama verso di voi. Quindi se dalla posizione neutra più verso la taglia cuci, spingete questa lamella assolutamente verso di voi e comincio a sorfilare l'orlino roulé. Il risultato che ottengo è una bella sorfilatura molto bassa, perfetta sia dal lato diritto del tessuto sia dal lato rovescio. Riconosciamo il rovescio perché è un po' più grigino rispetto al lato nero del lato diritto. Mantiene sempre elasticità e ci garantisce una perfetta finitura professionale facilissima. Il mio consiglio personale è di utilizzare questa tecnica anche per creare degli splendidi foulard, arricciare la balza finale del nostro chemisier. Per arricciare la balza del nostro chemisier possiamo utilizzare il piedino arricciatore. L'avete già visto in utilizzo in un mio video tutorial specifico nel quale vi insegno ad utilizzare il piedino arricciatore con un solo strato di tessuto o anche con due strati di tessuto. Per cui se vi interessa approfondire l'argomento andate nei video tutorial correlati linkati qui sotto nel video, basterà soltanto cliccare sul titolo del video e vi compariranno tutti i video correlati. Anzitutto dovremmo porre il tessuto al di sotto del piedino stesso e vedete perché riesco a farlo correttamente scorrere. Andiamo ad alzare infatti al massimo la lunghezza del punto, messa infatti quindi a 5, cosa che ci permette la corretta tensione anche al tempo stesso del piedino arricciatore. Perché parlo di tensione e di lunghezza del punto in contemporanea? Perché quando utilizziamo il piedino arricciatore abbiamo bisogno, per arricciare di più il tessuto, di avere il punto più lungo. In questo modo la macchina per cucire farà più strada, le griffe trasporteranno più stoffa e quindi il tessuto si arriccerà maggiormente. Il mio consiglio personale è quello di utilizzare il piedino arricciatore solo con tessuti leggeri, perché su tessuti pesanti come per esempio il jeans non presta la sua utilità. Ed ecco l'arricciatura della mia balza applicata sulla camicia. Riconosciamo la lista a bottonatura perché è esattamente ribattuta in questo punto qui con la cucitura e ne vediamo il suo rovescio e lo riconosciamo dall'aspetto più grigino. Al tempo stesso qui sotto vediamo che ho semplicemente fatto nell'orlo dello chemisier un orlino basso, il cosiddetto orlino roulé, al quale poi sopra ho sormontato l'arricciatura della mia balza con appunto il piedino arricciatore. Per unire la balza allo chemisier ho semplicemente puntato gli spilli lungo tutto l'orlo e poi ho cucito con un semplicissimo punto dritto. Infatti si vede che ho effettuato la singola cucitura per andare ad unire l'orlo alla balza stessa. Il risultato che si ottiene è una balza bella arricciata che dona veramente romanticismo e movimento al mio vestito. Ma andiamola a vedere a manichino e vediamo assieme gli ultimi dettagli, tra cui la manica di questo chemisier. Ed ecco qui il nostro chemisier completato con la paramontura ben rifinita in taglia cuci, la lista a bottonatura bella nel rovescio e anche nel lato diritto, che possiamo rifinire uno con dei bottoni automatici a scomparsa, quindi quelli che non si vedono dal lato diritto, per un look decisamente molto pulito. Due, possiamo utilizzare i bottoni a pressione. Tre, possiamo utilizzare la classica asola
e bottone. Voi quale delle tre opzioni preferite? Scrivetemelo nei commenti, che allora potrò completare il mio chemisé con il bottone più votato. Possiamo applicare una cintura nel nostro chemisé fatta con un semplice grosgrain e un bottone a pressione per andare ad arricchirlo tono su tono, oppure utilizzare una cintura di cuoio. Per quanto riguarda le maniche, invece, abbiamo realizzato questa bella finitura di manichina semplicemente applicando un profilo, un bordino alto 4 cm ripiegato su se stesso, come se fosse la finitura del girocollo, come nel mio video tutorial correlato dedicato a come rifinire il girocollo, che trovate linkato qui sotto, e ho applicato questa fettuccina sia nel taglio sia su tutta la lunghezza dell'orlino, creando un tessuto più lungo e dunque un bel nodino per avere una manica cascante, morbida, ma particolarmente facile da indossare. Questo è il nostro bell'abito, anche nel retro, veramente molto morbida la sua vestibilità e le balze che accompagnano quest'abito, che gli conferiscono estrema romanticismo e femminilità. Per cui bene, cuci amiche e cuci amici, io vi ringrazio di cuore per aver condiviso con me questo video tutorial di oggi. Se vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in alzato su questo video e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per restare sempre sintonizzati su tutti i miei scatti di quotidianità creativa e sartoriale. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Pogliese.